Adele Patrini, la voce di Caos, l'associazione che da anni è un punto di riferimento in tutta la provincia di Varese per diciamo, problemi oncologici al seno delle donne, oggi è ospite a Malpensa 24 con Roy De Vita che inizia una collaborazione con la Fondazione Isegni. Adele Patrini, cosa significa avere sul territorio una figura di riferimento internazionale per gli interventi di ricostruzione estetica al seno delle donne? Allora, per centrare questo argomento dobbiamo partire da questo dato inquietante. 55.000 donne all'anno si ammalano di tumore al seno in Italia. In provincia di Varese sono più di 1.000 i nuovi casi all'anno. Sappiamo molto bene che questo dato inquietante viaggia parallelo con un dato molto rassicurante, che la percentuale di guarigione supera di gran lunga il 95%, a un patto però che la diagnosi sia sempre più precoce e che la cura avvenga nelle breast unit, nei centri senologia dedicati. Cos'hanno le breast unit? Sono degli straordinari modelli di organizzazione e di integrazione dove l'eccellenza della qualità dell'approccio è il punto di forza. Quindi avere figure come quella di Roy De Vita che rappresentano un'eccellenza in un ambito molto significativo per le donne, come quello dell'estetica, della ricostruzione mammaria, quindi una realtà che incide molto su quello che è l'aspetto profondo della lotta al cancro al seno, di questa cellula che impazzisce dentro queste 55.000 donne, direi che è un valore aggiunto per il nostro territorio ed è veramente un punto di forza in questa battaglia di civiltà che è la lotta al cancro. Adele Patrini, tu della malattia oncologica parli per averla vissuta in prima persona. Quanto è importante la ricostruzione di un seno per la donna? E quindi la figura del paziente è quella del chirurgo. La figura del paziente e del chirurgo sono fondamentali, si integrano all'interno di quella che è la medicina più potente del mondo, la relazione medico-paziente. E l'aspetto estetico, posso parlare in prima persona da paziente, ma anche certa di essere portavoce di tutte le donne straordinarie che adoro, che incontro ai centri di ascolto, che fa caos in tutte le breast unit della provincia, è estremamente importante. Perché? Perché noi ci facciamo questa domanda molto semplice, io ve la regalo come un regalo di Natale. Se in ambito oncologico, quando il cancro mi colpisce, ho qualcuno che si occupa anche della mia estetica, vuol dire che guarisco e non solo vivo e rinasco. Questa, secondo me, fa parte di quella guarigione che il nostro straordinario amico, professor Umberto Veronesi, diceva sempre. Ricordatevi che dobbiamo toglierlo dalla mammella, ma anche dalla testa. Io sono perfettamente convinta, straordinariamente convinta, che la figura del chirurgo plastico nel team dell'organizzazione multidisciplinare aiuti moltissimo a togliere il tumore dalla testa.